Scusi, ma lei chi è? Ah, ma te non sei il Pakistan. Cos'è il Pakistan? Adesso che sono finalmente arrivata sulla Luna, sono una nazione seria. Gli asiatici, signora mia. Io sto preparando il viaggio su Marte con la Vassalo. Quando andavo io sulla Luna, i film erano ancora in bianco e nero. Sti giovani d'oggi. La vera domanda è... come mai la NASA dice che non ha la tecnologia per tornare sulla Luna? Se negli anni 70 invece la tecnologia per andare sulla Luna c'era. Marte, cosa vuoi che ti dica? Forse gli americani non sono mai stati sulla Luna. È un complotto, signora mia. Quindi, signora India, cosa vuole da me? Io te lo dico. Se mi proponi di comprarti una rosa, sai dove te lo infilo, Robert? Perché a voi indiani vi conosco. Il problema non è arrivare sulla Luna, è che non vedete come tornare indietro. Non è che qualcuno mi fa i gesti mentre faccia la retromarcia. Ho avuto un'idea delle mie, adesso che è tornata di moda l'era spaziale. Potremmo prendere Salvini, Ashley, Lega, Maurazzo e li spariamo sulla Luna. Così ce le leviamo dalle palle. Ah, è vero, dite che la Luna è troppo vicino. Poi quelli ritornano perché sti politici non te ne liberi mai. Li spediamo su Plutone, dai, Plutone è lontano. Ah no? Non si può? Italia, risponditi un po' da sola che mamma Germania oggi ha tanto caldo. Quindi sono tanto nervosa! Va bene. Allora, vado a lavorare, snella! Sono il nulla cosmico. Siamo agli inizi del tempo. Prima della nascita dell'universo. In questo momento non esiste assolutamente un bel niente. Che è due palle, signora mia. Cosa vedono i miei occhi quantistici? Assolutamente niente. È una battuta quantica, arriva dopo. Scusi, ma lei chi sarebbe? Salve, sono l'inflazione. No, non quella economica. Sono l'inflazione quantistica. Vorrei farla esplodere per creare l'universo. Non è scorretto definire il Big Bang che è un'esplosione? No, chiedo per un mio amico astrofisico. So una fluttuazione quantistica, so un po' difficile da descrivere. Esplosione suona meglio. Beh, cara sciura fisica quantistica, io non ho nessuna intenzione né di esplodere, né di inflazionare, né di qualsiasi cosa sia. Mi trovo tanto bene come punto matematico assolutamente nullo. BOOM! Sarò una particella di materia! Io invece sono un atomo di antimateria. E sono... malvagio. Dai, annichiliamoci! Whee! Per tutti i bosoni di Higgs, tutta la materia e tutta l'antimateria si stanno annichilendo a vicenda. Questo significa che l'universo sarà trasmutato in pura energia. No, io questo non credo. Metti caso che per una coincidenza quantistica ci sia più materia che antimateria. Scacco matto. Sono uno dei pochi atomi di materia sopravvissuti a un cataclisma cosmico. Però io non volevo esistere, perché la vita fa schifo. Io voglio annichilirmi. Esisto da poche frazioni di secondo e ogni singola particella che mi compone vuole morire come il peggiore dei filosofi nichilisti. Andiamo bene, andiamo proprio bene. L'antimateria è stata del tutto distrutta. Ma mi tocca trovare un atomo come me e andare a convivere in una molecola. Ma è una gioia proprio. La poca materia sopravvissuta sta concentrandosi tutta in un punto. Perché in questo momento l'universo non è tanto grande. E quindi? Ma niente. Tutta quella massa concentrata in un singolo punto sta bucando lo spazio-tempo creando buchi neri supermassicci che potrebbero distruggere l'universo appena nato. È una cosa brutta, vero? È una cosa grave. Nel senso che è tutta colpa della forza di gravità. Avete capito? Grave, gravità, io sono comico, non dovevo fare l'astrofisica, oh. Maria, non incominciamo, eh. Le leggi della fisica sono ancora in assestamento, sto a improvvisare come tutti qua dentro, eh. Salve, sono l'energia oscura. Accelererò l'inflazione quantistica a livello esponenziale fino a far esplodere l'intero universo. Mimì! Non è come sembra, se l'universo si espande, la materia potrà distribuirsi in modo uniforme. E la forza di gravità gli permetterà di formare stelle, pianeti ed altre cose che esplodono. Sono una nube di idrogeno che è l'unico elemento presente nell'universo in questo momento. Galleggio per lo spazio. E però sento questa voglia di collassare su me stessa. Non me lo dire, stai per esplodere. Boom!
Ciao poveri, sono la prima stella apparsa nell'universo, che è molto più figo di essere una nebulosa di idrogeno, i quali atomi sono collassati su loro stessi e la pressione ha fuso i loro nuclei atomici liberando un botto di energia. Ho un po' di luce finalmente, ma no, non si stava una cippa. Sono grande, sono una stella fottutamente massiccia, talmente tanto che le forze che interagiscono non riescono a tenermi insieme. E non so se implodere su me stesso o esplodere. Mi sento così instabile. Sta a vedere che esplode pure questa, eh. Boh! Dolly! È esplosa! Chi l'avrebbe mai detto? Ma è proprio grazie alla fusione nucleare che avviene nel cuore delle prime stelle dell'universo che si potranno creare gli atomi più pesanti. Tipo il carbonio, il ferro, l'oro, l'argento. Auto, viaggi, libri, fogli di giornale. Che hanno proprietà chimico-fisiche molto più interessanti di quelle dell'idrogeno. Voglio dire, l'idrogeno è famoso per essere un gas nobile che non interagisce con niente. Sai che universo palloso se ci fosse solo idrogeno, signora mia! Quindi sì, siamo tutti figli delle stelle, ma solo di quelle che sono esplose. Sono il nucleo di una stella morta. C'è della poesia in questo delirio. Gli atomi che componevano la stella, che ero un tempo, sono collassati su loro stessi come al solito. Ma la pressione e il calore erano tali che si sono fusi proprio tanto. Al punto che proprio i quark che componevano i nuclei atomici si sono fusi. Sapete, no, che gli atomi in realtà sono fatti da quark. Anche se il nome in greco significa che non si può scindere. Ma che cazzo ne sapevano i greci, voglio dire, atomi. E quindi sono praticamente un neutrone gigante. Sei una particella subatomica, però sei grande come una stella. Ma io sono confusa! Qualcuno mi spiega! Sono un'altra stella di neutroni. Quella stella mi attrae un botto. Sì, lo so, sono irresistibile. Non posso resistere a questa attrazione quasi magnetica. Sì, sono un tipo di stella di neutroni famosa proprio per i suoi potenti campi magnetici. Infatti mi chiamo Magnetar. Sono una calamita gigante, praticamente. Ma siamo i corpi più compatti dell'intero universo. Se ci fondiamo, bucheremo lo spazio-tempo. Scusa, ma non ti sto ascoltando, ti sto venendo incontro senza frenare. Boom! Salve, sono un buco nero super massiccio. Perché finisce sempre con un buco nero? I buchi neri sono belli, a tutti piacciono i buchi neri. I buchi neri sono come i gattini. Trovami un romanzo di fantascienza dove non ci stanno i buchi neri, scusa. Sapete cos'è meglio di un buco nero? Due buchi neri, perché two is meglio che one. Cosa succede se due buchi neri si fondono? No, aspetta, non me lo dire, ci voglio arrivare da solo. C'è un'esplosione di mezzo, vero? Boom! Però te credo che l'universo è pieno di onde gravitazionali e fluttuazioni quantistiche con tutte ste esplosioni. Non c'è un attimo di pace, eh? È come se noi stelle stessimo percorrendo un sentiero comune. Stiamo tutte distribuendoci in modo ordinato lungo una coreografia celeste. Sono una galassia. Sono composta da centinaia di miliardi di stelle che esploderanno tutte prima o poi. Sono così fottutamente stupenda e meravigliosa. Io sono un'altra galassia con un buco nero super massiccio al suo interno. Lo sapete cosa succede quando c'è un buco nero super massiccio all'interno di una galassia? E tende un buco nero attivo che mangia le cose. Non puoi esplodere anche tu. Le galassie non possono esplodere. Giusto? Sono un quasar! Sono un fascio di particelle di pura energia espulse da una galassia che esplode mentre viene mangiata da un buco nero. Perché finisce sempre con un'esplosione? Le galassie si distribuiscono in modo ordinato lungo una ragnatela cosmica invisibile. È una specie di disegno divino. Ma divino buono, eh! Care galassie, non vorrei fare guastafeste, però siccome io so la legge della gravità, no? Quindi me ne intendo. Non avete abbastanza massa per mantenere quella forma a spirale, quindi dovreste smembrarvi, cadere a pezzi. Qual quadra non cosa? Scusi, signora forza di gravità. Le stelle di neutroni sì, i buchi neri sì, le esplosioni sì e noi galassie no? Ascolta, sono una formula matematica, eh. Non so se sono stata spiegata. Voi galassie ruotate troppo velocemente. Quindi le stelle che sono nei bracci esterni se ne dovrebbero andare per conto loro. È un complotto, signora mia. Ci potrebbe essere una forma di materia che costituisce il 75% di tutta la massa dell'universo
che però interagisce col resto della materia ordinaria solo sul piano gravitazionale, e questo permetterebbe alle galassie di mantenere la loro stupenda e magnifica forma a spirale che ci piace tanto. Che cazzo stai dicendo, scusa? Buongiorno Maria, buongiorno Palinsesto, mi presento, sono la materia oscura. Sono un tipo di materia invisibile che interagisce con la materia ordinaria solo sul piano gravitazionale e permette alle galassie di mantenere la loro forma a spirale che ci piace tanto. Il mio compito è contrastare proprio l'effetto dell'energia oscura. Io sono l'energia oscura. Sono invisibile, intangibile, inosservabile e soprattutto ineluttabile come Thanos. La mia missione è accelerare lo spazio-tempo più velocemente della luce, perché io posso. Disarcionando le galassie, spapolando le stelle, staccando i protoni dai loro atomi, i quark dai loro nuclei, riducendo l'universo a un'infinita sbobba cosmica di particelle lontanissime le une dalle altre in una situazione di alta entropia irreversibile, perché io sono malvagio! Paura! Io non ho capito proprio niente. L'unica cosa che ho capito è che a un certo punto devo esplodere, ma non so perché. Ma guarda, a me me ne so fatta la ragione che devo esplodere. Vabbè, lo accetto. Salve. Sono una fluttuazione quantistica. Vi ricorderete di me per film come La nascita dell'universo e La teoria delle stringhe. Mo che te sei inventata stavolta, sentiamo. Caro vuoto, la fisica quantistica non inventa nulla. È basata sulla casualità. Signora fluttuazione quantistica, io sono a prova che nell'universo del casuale non c'è sta niente. Stavo cercando proprio lei, signora forza di gravità. Tesoro, so io che governo l'universo, eh. Vuoi fare a pugni? Mi chiedevo, lei che è laureata, cosa dice la teoria della relatività? Celeberrima. Lo sanno tutti. La teoria della relatività dice che nulla può viaggiare più veloce della luce, poiché un corpo dotato di massa, quando raggiunge velocità prossime alla luce, richiede un'energia infinita per essere accelerato a tale velocità. Siccome sappiamo che nell'universo l'energia è finita, pertanto è impossibile che qualcosa viaggi più veloce della luce. Quindi la luce è un'eccezione perché è fatta dei fotoni che non hanno massa, non avendo massa possono viaggiare veloci quanto la luce. Elementare, Vat! Questa non l'ha capita nessuno, m'arrendo. Quindi mi stai dicendo che non posso accelerare nessuna particella a velocità superiori di quelle della luce? È mezz'ora che stiamo a parlare di quello, sì. Però tu dai per scontato che la particella in partenza abbia una velocità inferiore a quella della luce. Te l'ho appena detto, se c'hai massa non puoi viaggiare più veloce della luce. Qualsiasi particella dotata di massa, tranne il fotone, potrà viaggiare solo a velocità inferiore di quelle della luce. Ma no, signora mia, sei de goccio, eh? E quindi, se ci fosse una particella che già in origine ha una velocità superiore a quella della luce, così de botto appena nata nell'universo, e in questo caso non dovresti accelerarla perché lei è già accelerata. Oddio, se casualmente esistesse una particella nata all'inizio dell'universo che avesse per puro caso una velocità superiore a quella della luce e fosse anche dotata di massa negativa, in tal caso potrebbe viaggiare più veloce della luce. Ma non accadrà mai, dai, vuoi dire Dio. Se esistesse si genererebbero tanti di quei paradossi spazio-temporali, signora mia, che parebbe di stare dentro Inception e Interstellar contemporaneamente. Per favore. Sai, cara forza di gravità, nella meccanica quantistica possono esistere particelle con massa negativa. Ma che davvero? Salve, sono un tachione. Sono una particella elementare che viaggia sempre più veloce della luce. Perché il fotone è uno sfigato. Lo sapete, vero, che i principi della fisica quantistica non si possono applicare all'astrofisica e le leggi dell'astrofisica non valgono nella meccanica quantistica? Roba che Einstein si starà rivoltando nella tomba. Basta spaccare, cazzate, andate un po' a studiare! Sono un fascio di particelle ad alta energia espulsa da una galassia che esplode mentre viene mangiata da... Sono un fascio di particelle di pura energia espulsa da una galassia che esplode mentre viene mangiata da un buco nero, eh? Perché facciamo ordine. Anche se entrambe si chiamano oscura perché i fisici non hanno fantasia, l'energia oscura che so io è buona e brava e saluta sempre. Non come l'energia oscura.